Dal 2 settembre, data in cui ha avuto inizio, seppur in regime di preapertura, la stagione venatoria 23-24, il Comando di Polizia Provinciale di Ragusa ha predisposto e attuato un piano di controlli serrati e specifici, anche notturni, su tutto il territorio ibleo. Numerose pattuglie hanno presidiato le aree rurali della provincia per garantire il rispetto della normativa e soprattutto delle norme di sicurezza. L'intenso lavoro al quale sono stati chiamati gli agenti, sotto le direttive del comandante Raffaele Falconieri e coordinati dal responsabile del nucleo di polizia venatoria, ha dato risultati significativi. A seguito del controllo di quasi 100 cacciatori, 15 soggetti sono stati identificati e denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato che vanno dall'esercizio venatorio all'interno di aree protette, alla caccia a specie non consentite, al porto abusivo d'arma, al furto venatorio, alla caccia con mezzi vietati, alla caccia in periodo di divieto generale per soggetti provenienti da altre regioni. Infatti, tre dei soggetti denunciati provenivano dalla Calabria, mentre gli altri risultano residenti a Vittoria, Modica, Rosolini e Messina. Tra i denunciati pure un vittoriese di 69 anni che, privo di porto d'armi, nella notte del 2 settembre è stato sorpreso a cacciare conigli, ne aveva abbattuti già tre, sparando con un fucile rudimentale costruito artigianalmente e ovviamente privo di ogni requisito di sicurezza. L'arma sarebbe potuta pericolosamente esplodere a ogni sparo. Il soggetto è stato quindi denunciato per le ipotesi di reato di porto e detenzione di arma clandestina, porto abusivo d'arma, oltre al furto venatorio. In tutto sono stati sequestrati 14 fucili, 278 cartucce, 31 colombacci, 8 conigli, oltre a cartucciere, un faro e un richiamo elettroacustico. Ad altri tre cacciatori sono state infine contestate violazioni amministrative al calendario venatorio che comportano, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, sino a 1.239 euro, anche la sospensione del tesserino venatorio. La Polizia Provinciale continuerà in forma nei controlli specifici del territorio, anche e soprattutto nelle giornate in cui non è consentita alcuna forma di caccia.